Benvenuti al notiziario di oggi 25 novembre. I carabinieri di Sciacca hanno fatto irruzione nell'edificio monumentale storico delle antiche terme in località Bagni. I militari dell'arma hanno trovato all'interno delle persone che stavano partecipando ad una riunione di ideologie vicine al mondo anarchico. Dall'attività svolta dai carabinieri è sorta una dettagliata informativa che adesso è all'attenzione della locale Procura della Repubblica. A ridosso della ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato del commissariato di Sciacca è intervenuta in due liti in famiglia. Due mariti sono stati denunciati, uno per lesioni e minacce e l'altro solo per minacce nei confronti delle rispettive consorti. Nel secondo dei due casi, inoltre, gli agenti del commissariato hanno ritirato per motivi precauzionali un'arma regolarmente detenuta dall'uomo. E tutta Italia appunto oggi celebra la giornata contro la violenza sulle donne, tante iniziative anche a Sciacca, fra cui quella svoltasi questa mattina al Liceo Classico Fazzello con la proiezione del corto Viola Strappata, il film scritto da Simona Bruculeri e realizzato dallo studio JP Video. Viola Strappata è un grido contro la violenza sulle donne, un'occasione per ricordare chi ha subito abusi, ma anche per fotografare un fenomeno che colpisce anche le giovanissime. Lo scollamento fra amministrazione comunale e consiglio comunale è palese, a sottolinearlo una nota dei consiglieri comunali di opposizione per i quali da tempo ormai il presidente Montalbano non convoca più una conferenza dei capigruppo e dunque il consiglio comunale. I consiglieri di minoranza criticano il sindaco Valenti che parlava di pacificazione politica ma non si confronta con le altre forze politiche. Il gruppo tutela ambientale del Libero Consorzio Comunale ha effettuato una verifica tecnico-amministrativa sulla discarica di Sciacca di Contrada Saraceno-Salinella, gestita dalla Sogeir AG1 SPA. In seguito al controllo eseguito unitamente ai tecnici dell'ARPA, sono state riscontrate diverse irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico e nella gestione del ciclo dei rifiuti. E il movimento Mizzica ritorna sul contratto ancora non firmato con le ditte Bono Sea relativo al piano Aro. Il movimento ricorda quello che è stato detto dall'amministrazione comunale lo scorso 25 agosto, cioè che il contratto formale è legato semplicemente a piccoli problemi burocratici, che si trattava cioè di questioni semplici, ma ad oggi questo non è stato fatto e senza il contratto i servizi previsti non sono ancora completi. E un anno fa, il 25 novembre del 2016, la drammatica giornata del nubifragio che si è abbattuto su Sciacca, mettendo a nudo numerose situazioni critiche in tema di tutela del territorio di gestione idrogeologica. Una giornata segnata anche dal lutto per la scomparsa di un uomo di cui non si sono più trovate le tracce. Una vicenda che purtroppo non ha insegnato nulla perché gli interventi di messa in sicurezza non ne sono stati fatti e non ci sono stati nemmeno gli aiuti statali. Per il momento è tutto, vi invitiamo come sempre a visionare, consultare tutte le altre notizie all'interno del nostro portale online, Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.